è abbastanza piano da portare a spasso Miss Daisy. A questo punto la droga ha preso il volo. Noi non abbiamo niente, quindi è finita. Rilassati, l'abbiamo presa una volta e la riprenderemo. Sì, sì, hai sempre tutto sotto controllo, vero? Bisogna aver fiducia, Miss Rossella. Sta bene attento, quando avremo risolto il puzzle saremo già col culo per terra. No, cancella tutto. Il dipartimento sarà col culo per terra, senza uno straccio di lavoro. Oh, ma non ti preoccupare. Gira voce che Mike Lowry se la caverà a meraviglia. È normale, ti vedono come un ricco che gioca a fare il poliziotto per divertimento. Senti, io non ce l'ho un vitalizio, ok? Perciò per me niente lavoro, niente mensile. Ed è così per tutti gli altri ragazzi della squadra. Almeno per la maggior parte. Allora io gioco a fare il poliziotto. Per me è un passatempo, sto solo cazzeggiando. Hai sempre voluto essere Starsky o Hutch. Oh, sai che penso? Mi avete tutti rotto le palle, davvero. Che dovrei fare? Scusarmi perché la mia famiglia mi ha lasciato dei soldi. Questo è il lavoro che volevo fare da sempre. Mi alzo all'alba e do il massimo ogni giorno. Sono il primo ad aprire la porta e l'ultimo ad andarsene dal luogo del delitto, perciò sai che c'è. Vaffanculo tu, vaffanculo tutti, vaffanculo chiunque ha dei problemi con Mike Lowry. Ti voglio bene, Mike. Vaffanculo, Marcus. Sul serio? Sei forte, Mike. Sei il mio collega. Chiudi quella fogna, tappatela. Autista, palle mosce. Quindi come una femmina, lo sai? Sì. Ora perché ce l'hai con me? Palle mosce, dormi butto in piedi. Butto te e me questo cazzo di macchina a mare se continui a sfottere. Sì? Eh? E poi saremmo cosa? Due femmine in acqua, eh? Ah. È così? È questo che vuoi? Bianca, la Marcus. Mia moglie sa che non sono una femmina. Tua sono un bad boy. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you?